Salve, benvenuti in questo nuovissimo video informativo. Spero che ci saranno di più questi video quasi più lampo fuori dal sabato, quindi che sono informativi, tratti ovviamente dal il testo, cioè la scaletta è tratta dal mio blog lorenzo.perucci.altervista.org, il link è qua sotto in descrizione e nel primo commento, mi raccomando andate a visitare il mio blog. Allora, oggi parliamo di iPad pieghevole. Si avvicina al debutto? Vediamo. Allora, il 2023 si presume da molte persone che sono importanti in questo ambito che il 2023 non sarà rose e fiori per iPad, infatti perché si presume che non sarà lanciato nessun dispositivo iPad, quindi con sopra iPadOS. Infatti rispetto al 2022 si presume sempre che le vendite caleranno del 10-12%. 10-15%, scusate, avevo visto male, rispetto al 2022. Ma poi per il 2024, sempre si presume, parliamo, si aprirà con grandi novità. Il prossimo anno infatti si vedrà il lancio del nuovo iPad mini e soprattutto il lancio dell'iPad pieghevole. Allora, qua io quando ho preso dalle varie fonti queste notizie, le ho pubblicate perché le volevo pubblicare, ok? Mettervi a conoscenza. Ma sul blog le metto direttamente le notizie senza dare una mia opinione, senza leggerle, senza confrontarci. Invece qua sì. Quindi, allora, cosa ne penso? Secondo me lo lanceranno? Secondo me non è lo stile di Apple pieghevole, perché secondo me ha visto troppi fallimenti e ancora cerca che qualcuno faccia successo con un pieghevole e poi diciamo buttarla a terra quell'azienda. Quindi secondo me cerca il successo di qualche azienda prima di lanciarlo. Mi potrei sbagliare, però secondo me nel 2024 non ci sarà nessun iPad pieghevole, ma ci sarà comunque l'iPad mini. Poi queste perlomeno sono le previsioni dell'esperto Ming-Chi Kuo, non so se si pronuncia così, comunque è molto famoso, io lo seguo anche su Twitter, appunto lui twitta in cinese, però poi ci sono le varie fonti che lo traducono, infatti prendo dalle tipo fonti americane. E poi li vado a revisitare io a modo mio. Il quale è convinto di quanto dice, di affermare che l'iPad pieghevole arriverà dotato di un supporto di fibra di carbonio prodotto dall'azienda cinese, non vi dico no, così, non vi dico no. Secondo me, ma a me mi sembra un pochettino fake questa cosa del carbonio, dell'iPad pieghevole, però stiamo parlando del signor Ming-Chi Kuo, che a parte gli scherzi, raga, ci sono state molte volte in cui ha azzeccato veramente tanto il design di iPhone, degli scorsi iPhone. Inoltre Kuo non è l'unico ad annunciare un iPad che si può chiudere come un libro, anche se è l'unico a crederlo così vicino. E quindi già qua, ok, anche gli altri l'hanno, diciamo, presunto, però lui è quello che ci crede di più. Altri come Ross Young lo collocano nel 2026, quindi già nel 2026 ci potrei credere di più, ma nel 2024 mi sembra un pochettino vicino. Parlano genericamente in questo decennio. Okay, quindi lascia abbastanza a desiderare in questo decennio. Secondo me sì, in questo decennio sì, ma nel 2024 non credo proprio. Poi secondo Mark Gurman, però il futuro di iPad potrà essere anche il laptop mod. Sì, effettivamente sì, perché se lo fanno pieghevole possibilmente possono anche implementare DaVinci Resolve e Final Cut Pro su iPad. Poi uno degli schermi visualizzerà una tastiera virtuale, mentre l'altro visualizzerà, secondo una configurazione, ricorda un brevetto depositato da Apple nel 2018. Allora,
Questa cosa della tastiera virtuale non è che mi convinca tanto, però comunque se vogliamo un pieghevole in laptop mode, diciamo che questa è la soluzione. Poi ovviamente Apple si inventa anche le cose più impensabili, però diciamo a livello comune è questo quello che si pensa. Quindi, riassunto, allora, secondo me, allora, iPad mini ok nel 2024. Ma secondo me nel 2024 l'iPad pieghevole non lo vedremo di certo. Quindi non credo proprio. Se parliamo del laptop mod, sì, lo vedremo. Ovviamente prima deve uscire l'iPad pieghevole per poi parlare di laptop mod. Sempre, ovviamente, per parlare del supporto di fibra in carbonio, se non esce, cioè se l'iPad non siamo sicuri a una percentuale abbastanza consistente che uscirà nel 2024, secondo me è un po' inutile parlarne, perché è come parlare su qualcosa che ancora deve accadere. Ma qua parlano di decennio, quindi secondo me è un po' inutile parlarne nel febbraio del 2023. E nulla, vedremo in questi mesi cosa il mondo della tecnologia cosa ci riserverà. Novità, nuovi assistenti vocali, nuove guerre tra aziende di tecnologia. Ce la vedremo tutta. Allora, noi ci vediamo ad un prossimo video. Spero che ne posso fare di più questi video news, soprattutto sugli articoli che mi hanno colpito di più. Fatemi sapere la vostra su questo iPad pieghevole, che cosa ne pensate. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. E Lorenzo Perucci Cinematic. Noi ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.